In Alta Valtidone l'autunno fa rima con tartufo, quello a cui Pecorara per il 29° anno ha dedicato una gettonatissima rassegna, vero trionfo di sapori tra miele, caldarroste, noci, nocciole, confetture, formaggi, salumi e pane biologico e poi zucche, liquori e prodotti del sottobosco, ce n'era davvero per tutti i gusti. Ma i riflettori, ovvio, sono stati puntati su funghi e tartufi, la cui annata non è certo delle migliori, visto le scarse piogge che hanno caratterizzato i mesi di luglio-agosto. Non per questo gli espositori si sono fatti scoraggiare, anzi hanno allestito una piccola vetrina con i loro gioielli migliori, le cui quotazioni variavano dai 300 euro al chilo per il nero fino ad un massimo per i pezzi più belli di 3.500 euro al chilo per il bianco. Le quotazioni come sono quest'anno del tartufo bianco? Dipende dalla pezzatura, comunque va dai 300 ai 400 al letto. E quel poco che c'è di che qualità è? Considerato abbastanza buona. Perché alcuni me l'hanno già detto che anche se è piccolo però è di buona qualità. Quest'anno purtroppo è un po' scarsa sia con il bianco che con il nero, i prezzi di conseguenza sono altissimi, però non ce n'è. Speriamo che scoppi, dovrebbe piovere. Questa settimana ha messo una settimana d'acqua e noi l'aspettiamo volentieri. Le quotazioni? Dunque, il nero per il momento, l'uncinato, ma è sui 300 euro al chilo, 3,50. Il bianco varia dai 1.000 ai 2.500-3.000.